Allora, buongiorno a tutti, è una giornata molto difficile, il 20 marzo, siamo alle porte della primavera, ma tutto sembra tranne che una grande primavera, il periodo che stiamo vivendo. E credo che sia per noi molto bello, molto importante tentare di tenersi in contatto. Naturalmente il mio invito a tutti è quello che ciascuno possa seguire le regole, anche quando le regole sembrano difficili da accettare. Mi riferisco in particolar modo ai più giovani che in particolar modo saluto su Instagram e anche su Facebook naturalmente, ma che iniziano a dare segnali di stanchezza. Ragazzi, stiamo combattendo una battaglia, non la chiamerei guerra, la chiamerei guerriglia per tanti motivi. Il primo dei quali è che il nemico è un nemico molto 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 insidioso, un nemico che combatte con tecniche nuove. Bene, di fronte a questa guerriglia, il mio appello innanzitutto alle ragazze e ragazzi è quello di rispettare le regole, perché in questo momento noi stiamo veramente profondamente rischiando di mettere a repentaglio la vita delle persone, soprattutto delle persone più anziane, non soltanto delle persone più anziane, come sappiamo, ma soprattutto delle persone più anziane. Io, se dovessi dire un messaggio a tutti, è proprio quel messaggio di Enea che si carica Anchise sulle spalle e che tiene con sé Ascanio. È un grande patto tra generazioni quello che stiamo facendo. Ovviamente è molto complicato, è molto difficile. Alessandro dice al nemico basta non far trovare nuovi ospiti, mentre adesso ho perso un messaggio al volo su Facebook su un giovane medico che dice date attenzione ai medici. Forse questa è la priorità assoluta. Anzi, direi senza forse, leggo dei dati che mi sconvolgono, che ci sono troppi morti ovviamente, ma soprattutto troppi morti tra i medici. In un momento di epidemia un paese innanzitutto difende i propri medici e i propri infermieri. Evidentemente su questo qualcosa non ha funzionato fino in fondo, e io penso che sia importante che tutti noi possiamo non soltanto dire grazie ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, a tutti coloro che sono in prima linea in corsia, ma anche tentare di mettere in campo tutto ciò che serve, perché il virus adesso sta aggredendo in modo devastante, soprattutto la Lombardia, non soltanto la Lombardia. Però penso che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, comunque dovremo farci conti, e quindi bene non essere sbrigativi. Andrà tutto bene, sì, ma per farlo andare tutto bene bisogna lavorare e lavorare tanto. E per questo io dico che probabilmente l'esperienza dei medici in Lombardia, dei medici in Veneto, va studiata molto bene per quando, ahimè, il virus arriverà al sud e bisogna proteggere i medici, gli infermieri, molto più di quanto abbiamo fatto sino ad oggi. Alex dice che stanno morendo i medici e gli infermieri, stanno purtroppo morendo in tanti, è così. E purtroppo per questo dobbiamo sapere che nessuno ha la sfera di cristallo per capire cosa accadrà, nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi, però la prima regola che noi dobbiamo avere come paese è quella di dare tutti una mano. I ragazzi più giovani, e li saluto, devono affrontare un momento di difficoltà, poi parleremo un attimo anche di scuola, però come dice Monica, siccome mancano i dispositivi di sicurezza, bisogna essere in condizione innanzitutto di darli ai medici e poi lasciatemelo dire. Da cristiano, ma vale per chiunque. Mi ha molto colpito anche la percentuale di sacerdoti che stanno morendo in questi giorni, evidentemente. Chi è in prima linea nel rapporto con le altre persone ha subito di più questa vicenda. Intanto Liliana dice: se restringono gli orari dei negozi sarà un disastro. E io sono assolutamente d'accordo, dico a Liliana e dico a chi ci sta seguendo che dobbiamo avere un momento di lucidità. Noi tutti, io mi metto con tutti gli altri cittadini, cittadino tra i cittadini, dobbiamo essere in condizione di seguire le regole. Quindi, qualunque siano le regole che verranno dal governo e dai governi regionali, dobbiamo seguirle e obbedire, perché in questi casi altrimenti è l'anarchia. Il mio appello è quello di evitare di fare misure come quelle sui negozi, sui supermercati. Cioè, non è vero che se tu riduci la fascia oraria d'apertura le cose vanno meglio, anzi rischiano di andare peggio. Questo è un passaggio molto importante da affidare a chi potrà decidere. Noi, se mettiamo l'orario di apertura soltanto dalle 10 alle 18, creiamo più calca, facciamo un favore al virus, non cerchiamo di bloccarlo. Questo è molto, molto, molto importante. E questo penso che sia abbastanza
abbastanza importante, molto importante. E poi vabbè, adesso non riesco a seguire tutte le varie domande che arrivano, cercherò di rispondere una per una, però la prima cosa che dico a Liliana è io sono d'accordo sul fatto che non dobbiamo tenere tutto insieme, diciamo, non dobbiamo stringere gli orari d'apertura. Chi stringe gli orari d'apertura paradossalmente non ci dà una mano, anzi rischia di fare peggio che meglio. Poi c'è tutto un tema complicatissimo, che è il fatto che molti stanno scrivendo, io sto ricevendo centinaia e centinaia di lettere, anzi sto anche pensando a come fare a tenere un filo diretto con voi quotidiano per rispondere ad alcune di queste lettere e per cercare nel mio piccolo di dare una mano, però penso che da questo punto di vista sia molto vero il tema di come impostare un nuovo modello di sviluppo per il dopo ed è un tema vero, noi stando chiusi in casa ormai da una decina di giorni ci rendiamo conto che c'è un grande problema in tutto il mondo, l'Economist oggi titola con l'immagine del pianeta, è scritto closed, chiuso. È un po' sta accadendo dappertutto, non soltanto in Italia. Bene, io penso che da questo punto di vista bisogna avere la forza, l'intelligenza e la lungimiranza di immaginare anche un dopo, quello che verrà. Però andiamo con ordine. Primo punto, sui negozi e sui supermercati lo abbiamo detto. Io penso che sia un errore immaginare di restringere gli orari. E qualcuno scrive: ma perché stiamo facendo come il modello cinese e non come il modello coreano? Io penso che questo sia un altro tema molto giusto, molto vero. Siamo in presenza di un'emergenza, nessuno di noi deve fare polemiche e pensare: ah, io avrei fatto così, cos'ha sopra, sotto, un po' come la nazionale di calcio, che c'ha ciascuno, cioè può fare, ciascuno vuol fare il commissario tecnico. Non è così. Però dobbiamo imparare da quello che stanno facendo altrove, perché a occhio direi che nell'arco del prossimo anno, noi da qui a 10 mesi, 8 mesi, un anno, quello che sarà il periodo del vaccino, abbiamo un grande tema di come confrontarci con la presenza del virus. Non è che possiamo stare chiusi un anno e quindi di conseguenza dobbiamo affrontare questo tema. Allora, quello che stanno facendo ad esempio in Corea di testare, trattare e tracciare, test, treat e track, è una cosa molto giusta, è una cosa che ha un senso, cioè attraverso i telefonini, senza rinunciare alla privacy. Segnalo peraltro una bellissima intervista di Harari a Christian Amanpour di CNN qualche giorno fa e anche un pezzo che credo sia uscito oggi, mi pare, sul Financial Times, sempre del pensatore israeliano Harari. Ecco, io credo che ci sia la necessità di fare un intervento per garantire con la tecnologia la possibilità di capire dove sono i contagiati, chi è veramente con il virus, tenerlo in casa per 14, 10, 12 giorni, quelli che sono i tempi che la scienza dirà, e altrimenti penso che noi rischiamo di perdere la strada per tornare a casa in una fase in questo modo così difficile. Le stime del PIL sono meno 8%, scrive, non ho visto chi c'è, non ho visto la persona che mi ha scritto questo, penso sia questo dato sia eccessivo, ma sicuramente il PIL sarà un disastro. Ci arriviamo tra un attimo. Prima portiamo a casa la pelle, cerchiamo di stare vicino alle persone che soffrono, che poi, se ci pensate, questo è il primo grande tema che personalmente mi fa sobbalzare il cuore. Cioè, tutti moriamo soli, diceva Fabrizio De André, cantava Fabrizio De André, quando si muore soli. Penso però che morire senza avere la possibilità di stringere la mano a chi ti ama, a chi ti accompagna, è una delle cose più atroci che possa esistere. E in questo senso alcune delle testimonianze delle persone che sono morte in questi giorni sono veramente toccanti. Ecco, penso che sia davvero fondamentale cercare di fare tutto adesso perché questo tipo di epidemia possa almeno fermarsi, arrestarsi. Poi troveremo il modo con la nuova tecnologia, con le nuove tecnologie, di tracciare e di testare. Naturalmente, vabbè, qui ci sono vari messaggi che arrivano. Ispiriamoci alla Corea, scrive Giovanna, testa, tappeto e tracciamento dei collagi. Nicola scrive: chi non è in Lombardia non si rende conto di che cosa sta accadendo qua. Ed è una cosa molto, molto vera. Il dopo va progettato insieme alle regioni e ai cittadini, è vero. Dovremo anche un domani discutere di come gestiamo le emergenze, per esempio. L'emergenza sanitaria gestita senza una chiara linea di competenze, questo fa il governo, questo fa la regione, è secondo me un errore. Ma come dice su Instagram Ness, la salute è prima di tutto, come scrivono altre persone,
Carla, Matteo non vogliamo, e poi ci sono tanti problemi che vengono invece dalle singole persone. Silvia, come faranno le cooperative che lavorano con il turismo? Sony, dopo per i negozi chiusi niente rinvio tasse e contributi, invece dobbiamo assolutamente rinviare i contributi e le tasse, e ci sono naturalmente tante considerazioni e suggerimenti che vengono. Mondo Dandy, sì, ispiriamoci alla Corea. Ciao Fra 62, mio marito ha un negozio di parrucchiere, come faremo a pagare tutto? Ti prego dammi un'idea. È chiaro che bisogna bloccare i pagamenti, perché la gente che non incassa non può pagare. Daniele invece dice: abito di fronte all'S lunga, non ci sono mai state code lunghe, adesso invece questo è il rischio che stiamo vivendo. Bene, l'abbiamo detto, primo tema sanitario lo stiamo affrontando. Lasciatemi dire il grazie non soltanto ai medici e agli infermieri, ma anche ai volontari dell'associazionismo, alle persone che lavorano in ospedale, veramente stanno facendo una cosa incredibile. Secondo punto, bisogna mantenersi lucidi, bisogna mantenere lucidità, perché è lunga. Ora io dico una cosa che vi farà arrabbiare, non credete a chi vi dice: ah, la risolviamo velocemente. È evidente che dovremo trovare presto il modo per uscire di casa, ma bisogna seguire le regole, perché la partita è ancora molto difficile ed è ancora lunghissima. Quindi di conseguenza chi vi racconta: ah, è tutto semplice, è tutto fatto, non è così. La partita è alla fine del primo tempo, forse, e ancora abbiamo da giocare tutto il secondo tempo. In questo tantissime considerazioni vengono da voi, per esempio il Sei Politico. Ora, io tra l'altro ho un figlio che fa la maturità e una figlia che fa la terza media quest'anno, quindi sono in pieno, due su tre hanno, diciamo, il passaggio degli esami. È evidente che questo è un punto fondamentale. Io, il mio invito ai ragazzi è quello di cercare per quanto possibile di studiare, e so che non è facile, perché poi puoi dire quello che vuoi, ma la didattica da casa non è la stessa cosa che non stare a scuola, non soltanto perché poi mancano anche i rapporti umani, che è una cosa alla quale noi siamo abituati, ad abbracciarci, a toccarci, a stare insieme, a vivere con gioia o comunque anche con tensione, ma comunque a vivere insieme agli altri. A Riccardo che dice si tornerà a scuola, o a Massignan 96 che dice le scuole saranno chiuse fino a giugno, e tanti altri, io dico: a mio giudizio, per esempio Lorotto dice sì, ma diventa difficile. Matteo Ricchi dice sì, si studia, ma non è semplice. Io sto in terza liceo, scrive Davide, secondo me non ce lo daranno. Insomma, è difficile dare risposta a tutti. Sintesi, io non sono il ministro della scuola, ma vi dico quello che ha detto il ministro della scuola. Lei ha detto: noi faremo di tutto per salvaguardare la didattica, non andremo oltre l'anno scolastico stabilito. Io penso che sia fondamentale che appena ci sarà chiarezza, spero prima possibile, sulle regole del gioco, sia per la maturità che per tutto il resto, il governo possa spiegare come intende affrontare questa fase, che oggettivamente dobbiamo comprendere anche le difficoltà del governo, è una fase che non c'è mai stata. Penso che sia un errore il Sei Politico, lo dico a quelli, sto ricevendo tanti messaggi su questo, il Sei Politico è non va bene, ma naturalmente dobbiamo anche sapere che un meccanismo per riuscire a recuperare quelli che alla fine saranno un mese, probabilmente due mesi di scuola persa, andrà valorizzato, e questo è un tema che è discusso anche nelle chat dei professori, non soltanto nelle chat dei politici. In questa fase l'unica cosa che possiamo dire è: ragazzi, cogliete l'occasione di questo tempo, perché comunque è un tempo drammaticamente speciale, un tempo che non ritornerà. E allora magari il mio piccolo invito è quello di lasciarvi, che so, colpire o da un libro, anche se non è previsto dalla didattica, o da una poesia. Domani tra l'altro è primo giorno di primavera ed è il compleanno di una grandissima poetessa, Alda Merini. Dobbiamo riuscire a cogliere questo tempo senza viverlo semplicemente lamentandosi. Intanto, perché per esempio, scrive Mauro, il Sei Politico ingiusto nei confronti degli studenti che si sono sempre impegnati, ed è molto vero. Monica, anche mio figlio ha la maturità quest'anno. Sono in tanti coloro che vivono questa fase. Bene, non abbiamo ancora risposte. Il governo non le ha date, è comprensibile che non le abbia date, però voi non buttate via il tempo. Non buttate via questo tempo, perché io non credo, come dice Raffaele, che tre mesi di scuola persa, lo scrive Raffaele su Instagram, si devono recuperare a giugno, luglio, agosto. No, non sono d'accordo, anche perché vorrebbe dire una follia organizzativa e logistica, e comunque il tema è da gestire in tutt'altro modo. Però chi può in questa fase approfondisca, si faccia sorprendere dalla bellezza della cultura, magari da un libro o magari da una pagina di storia, o perché no, andando sulle varie piattaforme che offrono servizi di ogni genere, scoprire una fiction, una serie, una
film che parla del passato, di un pezzo della storia, di una grande pagina del nostro passato per poter studiare e approfondire. Non vogliamo essere politico, non vogliamo andare a scuola il 2 agosto, però pensiamo anche che non vada buttato via questo tempo. Donatella Frongia dice che bisogna chiudere i mezzi pubblici a Milano. Io non sono d'accordo con questo, ma soprattutto non dovendo decidere io, riporto quello che ha detto il sindaco Sala. Finché tu hai un movimento di persone che devono andare a lavorare, e ragazzi, un po' di gente deve andare a lavorare perché sennò non si mangia. Cioè, la catena dell'agroalimentare deve restare in piedi, chi fa servizio deve continuare a lavorare, i poliziotti, i carabinieri, cui va il nostro grazie. Aggiungo, i parlamentari devono andare a lavorare in questo periodo. Io l'ho detto ai nostri e agli altri, bisogna che il Parlamento sia aperto. Il Parlamento non si chiude nemmeno in stato di guerra. Bene, a fronte di questo, penso che sia importante che i mezzi pubblici funzionino, paradossalmente che funzionino nell'arco di tempo più ampio, perché se no hai nella metropolitana l'afflusso di gente, vale lo stesso principio del supermercato. Però mi raccomando, ragazzi, teniamo aperto la lucidità del pensiero, non ci chiudiamo al vivere soltanto di reazioni e di emozione. Tanto leggevo una delle cose belle che ha scritto una persona, non sono riuscito a beccare il nome in tempo, dice: studiate la medicina, la biologia, è un tema molto molto bello. A me colpisce che fino a qualche giorno fa, ricordatevi, qualche settimana fa, qualche mese fa, parlare bene di un virologo come Roberto Burioni voleva dire immediatamente essere accusati da tanta gente che diceva Novax. Oggi stiamo capendo finalmente che bisogna a tutti i costi dare retta alla scienza, ascoltare la scienza. Ci sono parole bellissime di Barack Obama in questo momento. Ci sono dei commenti molto belli anche su Instagram. Per esempio, dice: il sei politico non mi dà giustizia di quello che ho fatto in questo periodo. Mi sta scrivendo anche un professore, un amico, che è Edoardo Fanucci, che ha fatto il parlamentare e che dice: Matteo, l'importante è che nella maturità ci siano i commissari interni. Ci sono tantissime, tantissime, tantissime considerazioni che vengono. E io penso che sia per me molto importante riuscire a discutere. Vera invece dice: non sono d'accordo con te sui servizi pubblici. Io penso invece che i servizi pubblici debbano restare aperti, perché in una crisi come quella che viviamo, se chiudiamo anche i servizi pubblici, rischiamo di non avere l'ordine nelle nostre città. Hai ragione, non è il momento di fare polemiche, ma cosa sta aspettando il governo, Raffaele? Io credo che noi non dobbiamo minimamente fare polemiche né con il governo nazionale né con i governi locali. Cioè, se un sindaco decide una cosa, si obbedisce in questa fase. L'anarchia la teniamo da parte. Se un presidente della regione decide una cosa, si segue. Naturalmente, qui dice Davide: sono l'unico che non vuole il sei politico in classe mia. Non sei l'unico, Davide. Davide, stai tranquillo, non sei l'unico, ce ne saranno anche gli altri. Penso che sia importante che il governo in questa fase senta l'appoggio e il sostegno da parte di tutti, anche le regioni, anche i comuni. Filippo, vorrei una tua opinione su quello che sta succedendo in Europa. Questo è un grandissimo tema. Questo è un grandissimo tema. Io personalmente sono uno di quelli che crede agli Stati Uniti d'Europa e credo che nella la prossima generazione, o forse i figli dei nostri figli o i nipoti dei nostri figli vedranno questa grande scommessa che è il futuro. Perché anche questo piccolo virus che sta combinando danni immensi, piccolo virus che è peggio di uno tsunami, ci dimostra che noi abbiamo bisogno di una comunità di persone, che è la comunità europea, che non può essere soltanto la singola comunità nazionale. Io penso personalmente che noi abbiamo bisogno di una organizzazione del nostro paese che sia efficiente. Abbiamo anche bisogno di dire con forza che le misure europee che servono sono misure che devono essere uguali per tutti, perché altrimenti nella ripresa, nel dopo, perché ci sarà un dopo, in questo dopo il rischio è che paradossalmente che cosa accade? Accade che l'azienda tedesca prenderà il debito in modo molto meno caro che l'azienda italiana, l'azienda del Lussemburgo continuerà a pagare molte meno tasse dell'azienda della Puglia o della Sicilia e questo non funziona. Noi non possiamo rischiare di ripartire con un'Europa a due velocità, nel senso che i paesi con più debito vadano avanti soltanto con una zavorra pazzesca. Ecco, per tutti questi motivi, io penso che dobbiamo essere in grado di scommettere sull'Europa. Bene la misura della Banca Centrale Europea e di Christine Lagarde,
che ha finalmente capito l'errore della settimana scorsa, che ha messo dei denari importanti, non basta ancora, ma questo tema dell'Europa si affronta però in modo serio. Cioè, quando io vi dico, ragazzi, ci vuole lucidità di pensiero, visione, è tutto diverso da venire qui e dire l'Europa deve, oppure venire qui a dire chiudo tutto, apro tutto, sprango, tutte queste certezze con cui si sono dette cose il contrario delle stesse nel giro di una settimana da parte di moltissimi leader politici, deve finire. Noi dobbiamo avere consapevolezza che di fronte a problemi complicati bisogna studiare, ragionare. Guardate che questa è una delle grandi conseguenze di questo terribile virus, cioè che sta tornando il valore della competenza. Prima c'era chi, come anche i colleghi parlamentari, dicevano no, i Novax, no, la scienza, no, gli scienziati. Adesso penso che sia molto interessante sottolineare, evidenziare e notare come invece è andata in modo totalmente diverso. La competenza sta tornando un valore. Io oggi mi fido di quello che dice un medico, non di quello che dice un cialtrone, anche se questo cialtrone sta in Parlamento. L'Italia è sempre in prima linea. Secondo lei è possibile uscire in modo degno della nostra nazione, reale? Sì, sì. Io credo molto al dopo, sarà come un dopoguerra, ma riusciremo ad uscirne. Dice Michele, servirebbe emettere euro bond, sono molto d'accordo, euro covid bond, diciamo così. Ecco, Caterina ha ragione, dice, perché Matteo le aziende, Matteo sottolinea che le aziende hanno bisogno di liquidità. Ebbè sì, le aziende hanno bisogno di liquidità, è fondamentale, se stai chiuso in casa non paghi, non puoi pagare perché non fatturi e quindi non paghi, quindi bisogna permettere di non pagare le tasse, non pagare i mutui, non pagare i prestiti. Semplicità negli aiuti, dice Alberto Sala. Vorrei una risposta per i lavoratori stagionali, Assunta Perri, cercheremo di affrontarla durante la discussione del decreto in Parlamento. Vabbè, qui ci sono, bisogna studiare, non c'è un protocollo, Antonella, non c'è un protocollo unico in ogni regione, non lo dire a me, io ho perso il mio posto quando ho cercato di uniformare i rapporti tra regione e Stato centrale con il cosiddetto titolo quinto. Sono convinto che finita questa vicenda d'emergenza torneremo a discutere di come gestire in modo diverso i rapporti tra Stato e Regioni. I professionisti faticano parecchio, Gio 81, verissimo, credo che i 600 euro non bastino, così come pure dico che capisco chi ha dei dubbi, li ho anch'io insieme a voi, sul fatto di aver messo in questo decreto la questione all'Italia, e io penso che da questo punto di vista c'è qualcosa che non funziona. Però, ripeto, ora dobbiamo tutti dare una mano, quindi nessuna polemica, cerchiamo di migliorare quello che può essere migliorato, IMU, locazioni. Samir, quando torneremo al lavoro? Non lo sappiamo ancora. Intanto c'è una domanda di Maria Concetta, per le persone disabili che frequentano i centri diurni chiusi da 15 giorni, cosa si pensa di fare? Questo è una vicenda assolutamente sacrosanta e complicata che va gestita. Io a Matteo Particelli, ne risentirà il turismo estivo? Beh, temo proprio di sì. Poi penso, Matteo, che dovremo fare qualche misura per il governo dovrà fare qualche misura per garantire almeno in Italia che chi sta in Italia possa andare a fare almeno un periodo di vacanze nel nostro paese. Ma non c'è ombra di dubbio, io vivo in una città turistica che è Firenze, che la situazione sia semplicemente devastante per il turismo, molto 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 peggio dell'11 settembre. Luciana, ammiro questo nuovo modo di porsi, senza dire io ho fatto, ma ormai credo, Luciana, che entriamo in una pagina totalmente nuova, il passato è veramente da mettere da parte, dobbiamo ragionare del futuro e non più del passato. Però mi raccomando, competenza, competenza e lucidità, come scrive Beatrice adesso, competenza e lucidità, perché altrimenti non ne usciamo. Vado rapidamente a chiudere. Vabbè, Mario dice, ma Presidente, stiamo perdendo molto, lo so, è un tema molto complicato. Barbara Fontana, Bertolaso alla Protezione Civile, penso che Bertolaso coinvolto dalla Regione Lombardia sia un bellissimo acquisto e sono sicuro che farà squadra con tutti gli altri. È importante che dalla sua esperienza anche il governo centrale prenda nota delle cose che possono essere cambiate. Io sono molto preoccupato di quando il virus arriverà in Calabria, cioè, ovviamente già adesso la situazione è devastante, pensate a quello che è successo a Bergamo, quella fila di bare che lascia così il cuore un po' sospeso perché sembrano immagini veramente da guerra. E però contemporaneamente penso a cosa potrà accadere nei prossimi 15-20 giorni quando il picco arriverà al sud, quindi dobbiamo essere
capaci di gestirla. Enrico dice una parola sui cantieri edili e opere pubbliche. Io penso che adesso vada fatto il piano shock, 120 miliardi di euro da mettere per le opere pubbliche da sbloccare, perché se lo fai oggi quello del piano shock, allora vedrai i risultati in un momento in cui, passata l'emergenza sanitaria, ci sarà l'emergenza economica. E guardate che sono due emergenze devastanti entrambe, cioè sono due emergenze che non è che sono l'una slegata dall'altra. I morti sono una ferita devastante e contemporaneamente, se tra qualche mese noi avremo aziende chiuse, un cimitero di aziende chiuse, quello avrà un danno sociale pazzesco. Quindi, competenza, sblocchiamo le opere pubbliche, scrive Mattia Salvatori 2000, Johnson in ritardo. Beh sì, sicuramente Boris ha totalmente sbagliato quantomeno la linea. E io, mentre tante altre persone stanno scrivendo, per esempio Silvia dice oggi è necessario comunicare con i propri cari. Io penso a quanti non vedono da qualche giorno i propri genitori, i propri nonni. È un tema molto importante. Io penso però, ecco, non riesco a rispondere a tutto e mi scuso. Vale dice personalmente sono terrorizzata, al sud siamo messi malissimo. Sì, è vero, dobbiamo avere paura, però dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che questi giorni di esperienza, con tutti gli aspetti positivi e negativi, devono insegnarci. E io penso che sarà molto importante, ad esempio, l'esperienza di chi ha vissuto in prima linea in Lombardia. Ci sono delle storie pazzesche, bellissime. Io veramente vorrei che queste storie, alcune delle quali sto leggendo anche personalmente, potessero rincuorarvi. E cercherò nei prossimi giorni di magari tenere un contatto per poter fare il punto della situazione e del collegamento tra di noi. Victor dice quanti disoccupati ci saranno dopo questa crisi? Tanti, Victor, ma è importante che noi riusciamo a lavorare ora, mentre affrontiamo l'emergenza sanitaria, per far ripartire l'economia italiana, perché sarà anche una grande opportunità, ahimè, per tanti. Sarà importante dare stimoli, sforzi, energia nuova. Servirà davvero uno shock, non soltanto sul piano infrastrutturale. Dice Fabio, c'è bisogno di un anno bianco per le partite IVA, immagino che si riferisca ad un anno senza pagare le tasse. È importante, non credo che si stia andando in questa direzione, proveremo a aiutare noi. Matteo, c'è bisogno del ruolo del Parlamento, io sono d'accordo con te Matteo, il Parlamento si deve riunire perché dà un messaggio pessimo alla nazione, un Parlamento che ha paura a riunirsi. Geometra partita IVA escluso dai 600 euro. Mauro, è vergognoso, sono d'accordo con te. C'era un impegno delle casse a dare una mano agli ordini, ai liberi professionisti che stanno negli ordini. Penso che se non lo fanno le casse lo debba fare il governo. Sono 3 milioni e mezzo le partite IVA, vanno aiutate e già i 600 euro sono pochi. È qui Virgilio o Virginia, in Sardegna molti medici degli ospedali sono stati contagiati. Questa è una cosa che non può essere, ripeto. I medici sono i primi a dover essere aiutati. Altri domandano quando esce il libro Matteo, altre questioni più, diciamo, legate a noi, vediamo, ne parleremo più in là. Adesso molto importante, Maria dice, i detenuti. Ecco, questa è una cosa molto, molto giusta. Ecco, lo voglio dire soprattutto ai ragazzi di Instagram, magari sono anche su Facebook, però questa cosa dei detenuti, diciamo, a chi se ne frega, sono in carcere. No, ragazzi, no. Una comunità si vede da come tratta i propri detenuti, perché quelli sono nostri connazionali e come connazionali hanno bisogno di essere garantiti nei loro diritti, esattamente come tutti gli altri. Se io, Stato, ti metto in carcere, devo garantire per la tua sicurezza. E questo può sembrare un'idiozia per chi è giustizialista o populista, ma è un punto fondamentale della vita del nostro paese. Per questo noi abbiamo chiesto che si dimetta il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, c'è cioè un magistrato che tra l'altro, come dire, viene lautamente pagato per fare il capo del DAP, ha fallito e bisogna che in questi giorni anche questo tema non venga cancellato, non venga nascosto. Così come sarebbe interessante discutere della borsa. Finalmente la Consob ha vietato le vendite allo scoperto. Noi l'avevamo chiesto 10 giorni fa e purtroppo non è andato come doveva andare. Tante persone scrivono su questo, anche relative al carcere, un piano di riordino ospedaliero nazionale. Purtroppo ricordo che è una vicenda che sta nelle mani dello Stato, delle regioni. Sergio dice perché non mettiamo i carcerati a costruire mascherine? Guardate che ci sono tantissime aziende che stanno facendo un lavoro bellissimo, hanno riconvertito le persone per fare mascherine. L'ultima
in ordine di tempo, è un'azienda di amici qui vicino, un'azienda bellissima di moda che lavora in prima fila, che è la Ermanno Cervino, che ha appena comunicato questo, ma ce ne sono tante altre che stanno riconvertendo, sempre per restare a Firenze. Da Menarini ha preso una filiera che faceva il fast food gel e l'ha messa a fare il gel disinfettante. Quello che io suggerisco al governo con molta umiltà e senza alcuna desiderio di alimentare tensione, mi raccomando, se potete mettete qualche linea produttiva industriale a fare i respiratori, perché questo è molto 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 importante. Va bene, ci sono tantissime questioni, purtroppo non riusciamo a beccarle tutte, tutti gli autonomi devono essere aiutati, benissimo, potrebbero dare lavoro a molte persone impegnate nella costruzione di mascherini. Vedi, qui c'è un certo Mario che dice: nel frattempo col business dei migranti, che è una delle frasi che andava di moda prima, dire: ah, voi avete il business dei migranti. Vedi, Mario, hai capito poco di come stanno le cose, perché tu e tutti quelli che come te hanno raccontato in questi anni che il problema erano i migranti, sappi che non sono stati i migranti a portarci il virus, ma non sono stati i barconi a portarci il virus, anzi, paradossalmente, siamo stati noi con i nostri aerei a portarli in Africa il virus. Quindi questa vostra polemica stancante sui barconi è francamente insopportabile e penso che dimostri quanto sia stato piccolo l'atteggiamento di chi ha strumentalizzato ogni tipo di paure. L'ultima, qui dice Edoardo, se mi costringete a tenere chiuso come faccio a campare la mia famiglia? Infatti questo è il punto che stavo segnalando e penso che sia fondamentale che da questo punto di vista si possa ragionare in modo efficace per bloccare almeno il pagamento dei mutui, delle tasse e di tutto ciò che ha a che vedere con i prestiti bancari. Insomma, ce ne sono tantissime di questioni. Io cercherò, Nicoletta, sono della provincia di Bari, Polignano a Mano, spero che tutti i sindaci possano agire come De Caro. Antonio è in una forma straordinaria, l'ho visto in vari video, anche in quello in cui abbraccia lo sacchiotto. Ecco, qui dice Antonio, la Magneti Marelli sta pensando di riciclarsi, di riconvertirsi per andare a fare respiratori. È una cosa, è qui Fiorella Schirru per fare respiratori si è offerta alla Ferrari, le risulta. Ecco, questa cosa che abbiamo detto noi qualche giorno fa è secondo me sacrosanta. Ragazzi, ce ne sono tantissime, io non riesco a sistemare tutto, direi di fare iniettate liquidità. Mariangela, siamo d'accordo? Ne abbiamo parlato fin dall'inizio. Vorrei ringraziarvi, i tanti che hanno mandato tantissime, tantissime considerazioni. Sto cercando in questi giorni, anche per dare un aiuto, un sostegno, a parte diciamo stare dalla parte del mio collegio, come giusto che sia, ma anche e soprattutto delle persone che ci stanno scrivendo, magari di trovare un modo per tenerci in contatto e dare risposte a più domande possibili nei prossimi giorni. Qualcuno ha scritto: Matteo, ne usciremo? Sì che ne usciremo. Ne usciremo, domani è primavera. Domani è il primo giorno di primavera. È una primavera molto strana, però vorrei invitare tutti voi, soprattutto i ragazzi più giovani, a rileggere Pablo Neruda, che dice: potranno tagliare tutti i fiori, ma non elimineranno mai la primavera. Vado a memoria, la citazione non è precisa. Quindi trovatela, googlatela o se avete qualche libro di Neruda andate a cercarla. È molto bella perché di fatto la primavera comunque arriva e noi avremo bisogno di tenerci stretti, di aiutarci, di darci una mano, tenerci stretti a 1 metro di distanza, per carità, perché dopo quello che è successo ci sarà un cambio in tutto il mondo, sta cambiando tutto nella corsa alla Casa Bianca, sta cambiando tutto nel rapporto Cina-Europa, sta cambiando tutto dentro l'Europa e vedrete che i prossimi mesi saranno mesi di ripartenza, ma adesso dobbiamo stringere i denti. Non è facile. Non è facile, non è facile, ma vinciamo noi.